Seconda di sfida della giornata, siamo qui a Barletta, amici sportivi, appassionati non solo del biliardo ma della carambola in particolare. Qui siamo sui giovani. Giovani, questi giovani che sono sempre meno giovani, perché in realtà questo è il quarto anno che questi due giocatori si vanno a disputare il titolo di Under 21, e anche loro ultima, perché come tutti quanti si cresce, ormai hanno finito la categoria, quindi li vedremo nelle categorie superiori. Chi trova al mio fianco è trovo Libero Picciano. Ciao Libero. Buon pomeriggio. Non ti dico se è una buona giornata a te, perché già lo sappiamo, i telespettatori hanno avuto modo di vedere la tua finale, non sei riuscito a difendere il tuo titolo di campione italiano, ma comunque tanto c'è da dire che per il terzo anno consecutivo eri in finale con il tuo compagno, e quindi questo lo mettiamo in senso positivo. Andiamo, ve li ho detti, sono quattro anni che si disputano il titolo di campione italiano, andiamoli a vedere brevemente, poi diamo via la sfida. Sono D'Agata sulla sinistra dell'inquadratura, Alessio D'Agata ed Emanuele Criscino. Eccolo qua, D'Agata, che oltretutto ci andrà a rappresentare tra qualche settimana al mondiale che si disputerà a Sharm el Sheikh in Egitto. Ci sarà Marco Zanetti prima a fare la World Cup e poi Marco si porterà dietro questo giovane. Emanuele Criscino, eccolo qua. Ormai la loro è una sfida eterna, una sorta di derby tra fratelli, li potremmo definire, perché sicuramente con gli anni amici lo sono diventati. Bene, con l'arbitraggio di Gianchino Melazzo e Salvatore Campione diamo inizio alla sfida, caro Libero, che è disputata leggermente su una misura leggermente inferiore di carambola, cioè 25 carambole, al meglio sempre delle 40 riprese come lo era stato per il team. Ti concedo, siamo visto al tiro d'apertura, biglia bianca, sì. L'Achito se l'è aggiudicato Alessio D'Agata, sì. Catanese, mentre il compagno è ragusano, sì. Di Comiso in particolare, vive a Vittoria. No. Ti concedo due parole così per giustificarti sulla tua finale. Guarda, intanto sono contento lo stesso perché, come tu hai detto, è il terzo anno consecutivo che disputiamo una finale. La volta passata è andata bene, questa volta è andata male per colpa nostra, perché non abbiamo avuto la prontezza di capire bene questi tavoli, che per la verità sono un po' difficili e sono uno diverso dall'altro, e giocando le partite in tavoli ogni volta diversi devi comunque fare una fatica per... I nostri avversari comunque sono stati bravi, hanno giocato meglio di noi, onore a loro, perché è giusto che vinca chi gioca meglio. Insomma, noi recriminiamo una partenza a rallentatore, no? Non siamo riusciti ad andare subito in partita, poi la seconda parte abbiamo giocato meglio, però non è stato... Decisamente dopo il time out avete giocato in un altro modo. Non è stato sufficiente per vincere, comunque onore agli avversari che hanno fatto un bel torneo, perché hanno battuto coppie molto agguerrite, Orlando Sciacca, Papa D'Agata, che sono coppie molto, molto forti. Sì, Ruoco e Ferrara, onore e merito ai nuovi campioni italiani team. Intanto che bella partenza che ha fatto Alessio, già tre punti nella prima ripresa. Tre punti e ora... Allora, diciamo che questa è la quarta sfida e se l'è sempre aggiudicata lui contro Emanuele Criscino. Devo dire che le ultime due sono state, non partite a senso unico. Emanuele ha giocato molto bene, però Alessio è riuscito ad avere la meglio. L'ultima volta era finita 24-20. Sono due ragazzi comunque che giocano molto bene, che sono stati seguiti dalla federazione con degli stage con Marco Zanetti. Hanno fatto benissimo all'ultimo campionato europeo, arrivando tutti e due sul podio per la prima volta, due ragazzi italiani sul podio insieme, e per noi è un motivo di grande soddisfazione. Ci stiamo lavorando con i giovani e speriamo di presto di avere nuove leve che possano sostituirli nel panorama juniores. Abbiamo fatto un raduno in Sicilia 20 giorni fa, a metà di ottobre, dove abbiamo portato una cinquantina di ragazzi di tutte le specialità, sia della carambola, dei perilli che del pool, ed è stata una giornata veramente... Interrompo il filo del tuo discorso, ma 5 è già una partenza bruciante, quella di Alessio D'Agata. Alessio è anche, forse in questa partita vuole esprimere il suo valore che forse non ha espresso nelle partite precedenti, come singole, anche come team.
Allora Alessio ha avuto la meglio in semifinale con Adriano Criscione e 20-5 è stato, insomma, sì, l'ha asfaltato. C'è anche Emanuele Criscino ha dato, insomma, nei confronti del figlio di Roberto. Diciamo che c'è un divario tecnico perché gli altri due ragazzi sono ragazzi che giocano, diciamo, da un po' di tempo, cioè sono seguiti dal maestro Roberto Turlà, il figlio addirittura, sì. Però non hanno, diciamo, l'esperienza che ha Alessio e Emanuele. Allora, intanto vi ho detto che D'Agata rappresenterà l'Italia ai mondiali che si terranno a Sharm el Sheikh dal 6 dicembre. Tappa che, tra parentesi, immediatamente prima, dal 30 di novembre, sarà anche sede della Coppa del Mondo. Sì. E ci sarà Marco Zanetti. Prima ancora ci sarà la Coppa del Mondo, tra poco, a Wegel, sì, in Olanda. E poi entrambi li ritroveremo, questi due ragazzi, sia Criscino che vedete in Spagna, esatto, sì, per il campionato europeo, per il campionato, sì, europeo Under 25, che è una formula dicevo, formula under molto ampia, forse è stata ampliata per ragioni di pandemiche? No, io credo che sia stata ampliata anche per allargare un po' il panorama dei ragazzi, che era un po' ristretto, perché 21 anni, per esempio nella stecca il limite juniores è 18 anni, mentre per noi, per la carambola a livello europeo, è 21 anni. Cioè bisogna allargare il panorama, far giocare molto di più i ragazzi insieme, anche quelli più forti e quelli meno forti, perché solo così possono crescere. Bella, bellissima carambola. Seconda, una partenza direi, adesso siamo all'inizio, cioè alla fine della prima ripresa, bellissimo. Può giocare anche ora un terzo punto che non è una grande difficoltà, io te la penso sulla bianca, la traversina. No, io ho suggerito per ragioni pandemiche, perché oggettivamente questi ragazzi per causa pandemia un paio d'anni li hanno persi. Sì. Sì, in effetti un po' il biliardo in questi due anni, forse in Italia è stata l'unica nazione che con i protocolli molto rigidi ha consentito, anche gli allenamenti ha consentito, però a livello di gare non ci sono state molte gare, sono state sospese tutte le attività nel 2020. Tutte le attività sono state sospese, tutti i campionati non si sono svolti. Ricordiamo a livello internazionale, non a livello italiano. A livello anche internazionale e anche italiano. L'anno scorso. Non si sono fatti i campionati. Certo, però. Quarta carambola di Criscione. Una partenza al razzo di tutti e due. Sì, ma sono stupito fino a un certo punto, ammirato, ecco, l'aggettivo giusto. Vabbè, sono due ragazzi che sono molto cresciuti tecnicamente, il maestro Zanetti ha fatto un buon lavoro con loro. Beh certo, abbiamo, allargo il discorso, la fortuna di avere non solo un fortissimo giocatore, ma anche un educatore di notevole livello, perché Marco di questo è molto dotato. Sì. Si ferma a 4, non si ferma, si fa per dire, perché prima ripresa 5-4, beh, sì. D'Agata ha compiuto 21 anni, intanto qualche notazione va data, è 21enne, lei ha fatto il 21 luglio, catanese, aveva iniziato a giocare a 10 anni, ha fatto l'istituto tecnico nautico e poi si sta laureando, ma credo a breve, credo nei prossimi giorni, mi sembra di aver capito. Onestamente questo non lo so. Questa è un'informazione che mi ha dato Valentina Spada, l'ufficio stampa della Fibis. A giorni, a settimane, insomma, a breve ci sarà anche la laurea di Alessio. Alessio è un ragazzo stupendo sotto tutti i punti di vista, un ragazzo mobile, un ragazzo sano, un ragazzo eccezionale. Io ho avuto modo di stare con lui tante volte, insomma, un ragazzo, ne dovremmo avere tanti come lui, ecco. Sì, sì, davvero un ragazzo, entrambi lo sono. Alessio intanto ha già fatto la prima carambola della seconda ripresa. Nonostante questo, nonostante lui abbia vissuto vicissitudini
molto pesanti a livello persona, fratellino, tanti anni fa, insomma, è un ragazzo che è rimasto un po' con i piedi per terra e la testa sulla spalla. Beh, intanto sottolineiamo questa ottima prova di sé, che oltre a portare avanti con grande successo l'attività di giocatore di biliardo a carambola, è un ragazzo studioso, tant'è che appunto termina tra qualche giorno la laurea di primo livello, ovviamente la triennale, no? Credo che scienze delle formazioni sia, sì. No, economia aziendale. Ah, economia aziendale, ecco. Vedi, allora avevo un'informazione parziale, vedi, sapevo qualcosa di più e tu ne sai qualcosa di più di me in altro. E già fatto, realizzato già 3 punti, credo che assisteremo a una bellissima partita. Ah sì, se hai qualcosa da dire nei prossimi 5 minuti dillo, perché tra 10 potrebbe essere finita. Sì. No, scherzo, più di tanto, no, in realtà. Tutto quello che hai da dire esaurisce brevemente. Sì, no, perché... voglio dire che... No, intanto te lo dico più o meno celiando, ma più o meno. Il meno è che tu, essendo responsabile del settore juniores, avrai, insomma, sui giovani ovviamente un'approfondita conoscenza. Sì, intanto dobbiamo ringraziare la federazione perché ci consente di svolgere un lavoro con i giovani e ci mette a disposizione, diciamo, le strutture economicamente e ci consente di fare questi percorsi formativi per la crescita di questi ragazzi. Io sono un fattore, diciamo, dell'attenzione verso il mondo giovanile. C'è una federazione che non si pone questo problema, secondo me è una federazione monca. Siamo fortunati perché la FIBIS se lo pone. Quando noi parliamo con il nostro presidente del settore giovanile, lui è sempre entusiasta, è sempre disponibile a qualsiasi cosa. Quindi... Ah, peccato, è stato stretto invece. Crescino. Il giro di Crescino. Eh sì, perché è ovvio che... Ma questo è un po' male moderno, eh? Adesso non vorrei fare i soliti discorsi generalizzanti, però insomma il male moderno è quello di non pensare al futuro. E nel caso dello sport, pensare al futuro non significa soltanto godersi dei successi dei campioni che abbiamo, qualunque sport esso sia, ma costruirne altri, perché così come il successo è arrivato, quando il campione appende il biliardo, la stecca al chiodo, qualunque sia l'attrezzo di lavoro, finisce un ciclo e rischia di finire, insomma, definitivamente qualcosa di importante. E invece appunto la costruzione continua e l'allevamento delle nuove generazioni, che è un lavoro capillare e non è facile, perché un conto talento può anche esplicarsi in modo non coltivato. Sì. Il genio può esplicarsi anche nel terreno più arido, diciamo così, no? Potresti scoprire che hai una gemma, ma invece al di là di questi talenti, questi episodi, invece anche il talento va coltivato, va cresciuto, quindi un terreno, se non viene, come si dire, coltivato, non dà frutti in generale. Noi con i ragazzi abbiamo un compito molto difficile, molto, perché il nostro compito non si deve limitare solo all'aspetto tecnico, alla crescita dell'aspetto tecnico, ma avendo a che fare con i ragazzi giovani, 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni, 20 anni, secondo me il nostro compito è anche quello di formarli come uomini, come per la vita, ecco. Non è solo l'aspetto, per me l'aspetto sportivo è rilevante, ma anche l'aspetto umano è sicuramente un aspetto determinante nel rapporto con i ragazzi. È una posizione difficilissima questa di Lele. Giocare nel traversino lunga, 3 volte lunga o 2 volte lunga, una corta, però alla biglia attaccata è difficile. Deve leggermente alzare la stecca per la posizione della biglia battente, sviluppare l'effetto alla biglia laterale, in modo da alzarla verso la sponda corta. Alessio ha un tiro molto semplice, un giro di 3 o 4 sponde o anche 5.
1. Prima carambola della quinta ripresa per Alessio. Come ho detto, nella carambola la media da 1 in su si può considerare eccellente. Da 1 in su è già una media a livello internazionale, cioè non dei più forti, ma diciamo una media accettabile. Per cui ti puoi presentare a qualche gara internazionale. Allora, punta sulla biglia, sul pallino. Poi corta lunga, ancora corta. Bravo, bravo, ma non la fa. Un punto d'arco. Un soffio. L'avete visto l'inquadratura ordinata dalla regia di Pietro Sullecchia? Ci ha mostrato come veramente per un paio di millimetri a esagerare. Peccato, bella geometria. Si ferma uno, questa quinta ripresa. Comunque, 9 complessive per Alessio D'Agata. Estrema finezza sulla bianca con molto effetto a destra per fare un trespondo sullo stretto. Bella. No. Bravo Emanuele. Lele per il mese, Lele Crescino. Non so se riesce a vedere la bianca. Forse no. Bene, è proposta questa perfetta geometria di questa quinta carambola di Crescino. È figlio d'arte, figlio di Pippo. Pippo Crescino, sì. Pippo Pietro, per la precisione. Un ottimo giocatore. Bravo. Anche giocatore di Bella, intanto bravo, secondo. Che è stato anche campione italiano di biathlon, il papà sì. Di Emanuele. Sì. Biathlon, ricordiamo, è la somma di carambola e 5 birilli. E 5 birilli. Pochissimo. Vicino a 2 punti. 2 comunque. Bella serie anche da parte sua. Allora, si è chiusa la quinta ripresa, per Crescino sono 6, quindi ben superiore a 1, e quella di D'Agata addirittura 9, quindi 1,5. Io voglio approfittare di fare un ringraziamento al dottore Tournat, che sta facendo un lavoro eccezionale con i giovani. Con i progetti scuola, e anche se quest'anno passato i progetti scuola sono stati sospesi a livello per il Covid, però in Sicilia, in tutta Italia sono già presenti, in Sicilia eravamo carenti, ne avevamo solo 3, quest'anno penso che ne parteranno altri 2 o 3 in altre 2 o 3 scuole di altre province, quindi stiamo cercando di allargare il panorama del settore giovanile a livello scolastico. Devo dire che la federazione si è mossa molto bene negli ultimi 15 anni nel settore scuola. Certo, è ovvio che la pandemia, avendo relegato i ragazzi a un'attività di DAD, di didattica a distanza, non è che il biliardo si possa stretto, parecchio stretto in questo caso. Ripresa numero 6 che si è conclusa con nulla di fatto, e quindi si è alterato la differenza di 9 per D'Agata contro i 6 di Crescino. Dicevo, ovviamente con la didattica a distanza non è che il biliardo si potesse... Sì, no, è difficilissimo perché intanto in tante strutture dove nella scuola non è possibile allocare un biliardo per motivi proprio logistici, i ragazzi devono essere presi a in un circolo sportivo affiliato alla federazione. Qui è stato un rimpallo portargli via la figlia avversaria. E certo, e quindi bisogna portarli, e se non ci si può muovere non importa da nessuno. Non si può, poi chiaramente i presidi sono stati un po' rigidi sotto questo aspetto. Beh certo, lo posso immaginare la responsabilità giuridica che scoppiasse qualche focolaio. Un
quattro sponde, il vicino, ben giocata, arriva. Sì, arrivare arriva. E si chiude con la settima carambola. Bravo Crescino. Persino un po' d'effetto pensare che questo sia il quarto e ultimo anno che li commento come under 21, però dall'altro è anche giusto nell'ordine delle cose, no? Li commenterai come prima categoria. È passata maestretti, peccato. Vicino un punto, una ha accorciato leggermente le distanze, 9-7. Una prima ripresa mostruosa, 5 carambole per D'Agata contro le 4 di Crescino. È ovvio che non poteva mantenersi questo ritmo anche nel resto dell'incontro, però. Un giro sulla palla per le tre sponde. Stretta. D'Agata. Stringe. Sì. A chiudere un pochino. Sì, questo l'avevamo già notato con Roberto Turlà nel corso della vostra finale coppia, ma tu qui lo puoi. Team, scusate. Ma qui tu l'hai vissuto in prima persona, lo puoi testimoniare direttamente questa chiusura, questo stringere del biglietto. Intanto salutiamo un minimo di pubblico che viene riammesso in questa stagione, perché l'anno scorso ovviamente non poteva essere riammesso alle prove. Vedete sullo sfondo quel signore in piedi a cui tireremo le orecchie perché si è dimenticato la mascherina, che è Leonardo Straniero, che è presidente del circolo Revival, ma è l'organizzatore soprattutto di questa prova finale. Sì, ringraziamo e per la seconda volta che Barletta ci ospita, e devo dire grazie perché ha organizzato due volte due belle manifestazioni anche con la location. Niente da dire. Assolutamente. Gli ricorderemo soltanto l'uso della mascherina, solo questo. Questo sì. Ecco, pare che se la sia messa. Qualcuno gliel'avrà fatto. Ti avrà sentito. Forse sì. Forse sì. Allora, siamo alla nona ripresa e arriva la decima carambola, doppia cifra per il catanese. Si passano un anno all'incirca per Alessio, è di luglio del 2000, mentre Emanuele Crescino è di settembre del 99, quindi 10 mesi di differenza. Finezza, deve passare prima la rossa, eccolo. Bravo, bravo. Il passaggio era davvero stretto per evitare il rimpallo. L'abbiamo visto tirare un sospiro di sollievo sotto la mascherina, questa era davvero difficile. Precedere, vedete, ha preceduto la rossa, il pallino di pochissimo. Ora giocherà sulla gialla, poca quantità di biglia, corta, lunga. Posizione scomoda per il pur alto Alessio. Oppure scegliere l'unica soluzione possibile. Ha dalla sua che è comunque molto alto. Eh sì, è un vantaggio questo. Bravo. Bella. Bravi. Molto bella. E con queste sono tre carambole. Ne aveva già fatte nella seconda ripresa, addirittura 5, come avevo detto, nella bruciante traversino, avvio. Biglia lunga per andare verso l'angolo per ritornare sulla rossa. Quattro. Siamo a 13 carambole e non è finita in 9 riprese. Arrivava da tre riprese peraltro a zero, ma come vedete continua, si è rimesso di nuovo in pari sull'1,5.
se analizziamo il... ha fatto tre scarambole in solo quattro riprese, perché in anticipo ha fatto 5 volte 0. Dagata, 4 punti. 4. Alla nona ripresa, 4 carambole, 13 complessive. Pausa. Siamo a metà, perché come detto sono 25, quindi l'arbitro porre Gioacchino Melazzo il cartello, anche noi ci prendiamo una breve pausa qui da Bardetta e tra pochissimo ci ritroviamo per la seconda parte della finale del 21. Riprendiamo la linea, amici sportivi. Allora, siamo giunti a metà, diamo un'occhiata in grafica alla situazione. Eccolo qua, 13-7 dopo 9 riprese, lo vedete. Intanto faccio subito una rettifica e le scuse a Emanuele, perché quello che si laurea non è Alessio, che frequenta sì l'università e economia, come ricordava Libero, ma in scienze delle formazioni è lui che si laurea tra qualche giorno. Quindi chiedo venia, e bravo ovviamente anche a lui, che porta avanti, ritornando al discorso di prima, Due attività fondamentali, tanto perché lo sport è bellissimo e poi comunque lo sport, anche se il biliardo consente di rimanere attivi ad alto livello sino a una certa età, e Antonio Oddo lo dimostra, però generalmente lo sport, soprattutto uno sport come questo, che ovviamente non ha un giro di sponsor, gira di un'inezia intorno alla biglia avversaria. Dicevo, non ha grandi introiti, quindi è passione pura. Certo, però quello che va assolutamente coltivato è la propria formazione e lo studio. Certo, quindi bravi tutti e due, bravo Emanuele, appunto è la sua prossima laurea. Okay. Anch'io devo fare una culpa, perché ho ringraziato solo il dottore Turlà e la federazione, ma devo ringraziare anche il nostro presidente regionale Angelo Contraffatto, che ha una predisposizione a lavorare col settore giovanile, quindi siamo un team che insieme stiamo affrontando questo percorso. Abbiamo fatto un po' di ammenda in questo inizio, sì, giusto, giusto che attribuire la laurea a uno piuttosto che a un altro. Intanto avete visto l'ottava carambola di Emanuele. Bravo. Arriva la nona. Sì. Chiusa, come dire, non c'è margine di errore in questo tiro. Non so se sceglie di giocare sulla rossa o sulla bianca, giocherà sicuramente sulla rossa, perché con la bianca incastrata, sì, così rossa, angolo di sinistra e porta questa lunga e larga. Bella. Ora. Bella. Leggermente stretta. Rimane comunque un bel tiro quello di Emanuele, intanto una carambola, una ripresa alla decima da 2 e quindi 13-9. Undicesima carambola. Alessio il tiro, Alessio D'Agata. Alessio giocherà sicuramente sulla gialla o può scegliere di giocare sulla rossa o nero. Sulla gialla una finezza. Andare a prendere l'angolo, no, di palla grossa, però ha difficoltà perché la bianca è troppo vicino alla sponda, quindi ha difficoltà ad attaccare la propria biglia. Tanto passa il tempo, ancora 30 secondi. Però ce la fa, bravo, dopo 5, ma bellissimo, bellissimo. 14esima carambola per D'Agata. Mi spiaceva perché dopo tre carambole avete visto l'ha sfiorato, però c'era ancora un lunga e corta. Ecco, gioca sulla rossa, sulla gialla, tutte e due tiri difficili perché deve evitare il rimballo.
anticipo, però sceglie sulla rossa, un giro sullo stretto. Anche per D'Agata posizione scomoda, stavolta nonostante l'altezza, una sulla gamba a terra, giro. Lo stretto. È bello. È bello, un capello proprio. Allora, undicesima ripresa e una carambola, 14 complessive. Cinque riprese a zero per Criscino. Sei. Addirittura invece per Alessio D'Agata, che invece ha una media superiore quando realizza, però arriva la decima, in doppia cifra anche Emanuele. Bella questa, anche qui evitare il rimpallo. No, giocherà sulla parte sinistra della rossa per prendere l'angolo e poi la sponda lunga. Due. E 2, 11, e ha ridotto 3 la differenza di carambole Emanuele Criscino. Bella prova di maturità, questi due giocatori che andranno a rappresentare l'Italia, ve lo ricordiamo, all'Europeo Under 25 a metà dicembre, tra il 17 e il 19 a Murcia in Spagna. Oh. Leggermente largo, 2-11, due le carambole di questa undicesima ripresa, 11 complessive dopo 11 riprese. Gara molto equilibrata, si ricorda, si ritorna un po' come all'ultima edizione, insomma, sì. A Barletta finì addirittura l'ultima edizione, quella del 2019, 25-23, sì, ricordo. Poi c'era il 24 e 20 di Canicattì. E la prima edizione, quella commentata 2016, che c'era uno squilibrio. Lì Emanuele era ancora un po'. 2017, scusa, sì. Finì 25-7. Sì, Emanuele non era ancora entrato nel circuito degli stage, e Alessio era già cresciuto. Perché aveva avuto un maestro, Paolo Niceforo, che lo aveva forse anche portato in Spagna per un aggiornamento, e quindi godeva, diciamo, di una preparazione tecnica un po' più avanzata rispetto a Lele. Poi Lele si è messo al passo con gli stage che abbiamo fatto noi, è un ragazzo che ha fatto una bella crescita, è cresciuto moltissimo in questi 2-3 anni. Criscino, 3 carambole da recuperare. Questa mi pare stretta. Ah, ancora di poco. Questo è il biliardo che non dà questo. La battuta era giusta, il biliardo che tende a chiudere. Dodicesima ripresa, 0 per entrambi, quindi non ha alterato la differenza di 14-11. Peccato, anche questo dopo 5 sponde, una bellissima geometria. Vedete, poco più di un centimetro. Qui è un tiro molto impegnativo, credo che giocherà sulla lunga per prendere la gialla sulla parte destra e fare l'angolo. Oppure invece giocherà un traversino sulla rossa, lunga, lunga, corta. Peccato, era stato ben giocato. Peccato davvero questo rimpallo tra la battente e il pallino. Ne ferma la corsa, quindi 0, 13esima ripresa, sempre 14. Se vede l'angolo, può giocare un 5 sponde. Buona.
e c'è la dodicesima. Solo due carambole di differenza. E ancora il tiro Criscino. Bello questo 5 sponde, bella. Del ragusano. Brutta posizione. Giocherà un l'ancolo per prendere corta lunga lunga. Bravissimo, bravissimo. Bella, bella la gestione della forza. Bravissimo. Questa è una delle più belle di questa finale Under 21, quella tirata da Criscino che è la carambola numero 13. Nel prendere una porzione così piccola di biglia è difficile da quella distanza. Beh, si è quasi completata l'evoluzione da parte di Criscino, che ormai gioca senza nessun timore reverenziale nei confronti del suo avversario, amico avversario. Sì. Una sola carambola di differenza ormai. Sono due, è extra time, sì. Non si era reso conto che ormai era arrivato al fondo. Altri 40 secondi concessi. No, sta giocando un giro, non so se gliela dà su questo palo. Ecco, gli fa fatti. Era difficile perché la sua biglia era attaccata a sponda, quindi. Comunque, due carambole, la tredicesima ripresa, 13 complessive. E adesso è il caso invece per D'Agata. Di ritornare a segnare punti, anche perché è fermo da due riprese e l'avversario ormai gli sta vicino, gli preme proprio alle costole. Eh sì, non ha mollato, anche se D'Agata era andato un po' avanti, vicino non ha mollato. Giocano sponda biglia a prendere poca palla per fare poi tre sponde o sulla corta o sulla lunga. Eccola, bravo. Bella. E muove di nuovo la propria classifica. 15. Si va a 25, al meglio delle 40 riprese, ma ritengo proprio che non ci sarà bisogno. Posizione scomoda. Momenti di riflessione per D'Agata, più che altro per la scomodità, ecco, in cui dovrebbe tirare, deve prendere un pizzico. Biglia corta lunga lunga. Proprio una porzione molto sottile della biglia dell'avversario. Lunga. Un punto. Adesso dopo un abbrivio rabbioso c'è stato un rallentamento pesante nelle ultime 5 riprese, tanto che il vantaggio si è assottigliato, adesso vediamo, si chiude la 14esima ripresa, due carambole di svantaggio, un Criscino caricatissimo. Traversino sulla rossa per andare al suo nell'angolo. Che tirato. Ma è partita una steccata, si è sentito dal rumore con cui il puntale ha colpito la battente. Forse voleva tentare di giocare una candela. Un rumore sordo che fa, no? La punta quando tocca la biglia battente e fa questo rumore è indizio chiaro della steccata partita. Sì, questo male. Succede spesso quando la biglia è attaccata sulla sponda e tu sei costretto a colpirla molto alta. E quindi c'è la staccata, diciamo, che va via in maniera non regolare. Ripresa numero 15. Lunga, corta, lunga. È passato stretto. Sono stretto, ha giocato con violenza per creare lo shock sulla biglia rossa. Però lascia un tiro non difficile per Lele, che giocherà sulla bianca sicuramente un giro stretto
0 da parte di entrambi, nulla di fatto, 15-13. D'Agata gioca sulla biglia dell'avversario, lunga, corta, lunga, risulta leggermente largo. Ancora una ripresa senza carambole per il catanese, adesso è la volta di Emanuele, pizzico di scomodità anche per lui. Va via. No, largo. Ah no, oh. No, vedo bene. E si riporta a una carambola di differenza. Ora anche un tiro molto accessibile, giocherà a tre sponde sulla rossa. Crescina per il pareggio. E questa è stretta. E non di poco. Una carambola, sedicesima ripresa, 14 questo, complessive. Questo è un brutto errore. Però difende molto bene. Forte rallentamento da parte dei due giocatori, soprattutto da parte di Alessio D'Agata. Ha viaggiato a medie da 1,5 quasi sino al time out. Alessio gioca sulla biglia avversaria. Sfortunato però anche. E non si apre abbastanza la biglia, la terza sponda, quindi nulla di fatto. E questa è di nuovo una serie di tre riprese senza punti per D'Agata, così come aveva già fatto tra la sesta e l'ottava. Un altro tiro impegnativo per Piscino, giocherà sicuramente sulla rossa per fare un giro di quattro sponde. Oh. Ma non evita il rimpallo. No, non ho giocato quello che avevo detto io, ho giocato invece il giro dall'altro lato per fare 5 sponde. Qui D'Agata ha una buona possibilità. Sicuramente giocherà sulla gialla per andare sulla sponda lunga, sponda corta e poi lunga corta. D'Agata, un sulla carambola di vantaggio. 18esima ripresa. Eccola, buona. E c'è la carambola numero 16. Posizione. Cosa giocheresti sulla rossa? Sulla rossa un 5 sponde, però con il tavolo che chiude è difficile. O può giocare una candela giocando sulla rossa, oppure un traversino con cambio di effetto, sempre sulla rossa. Ecco, gioca forse la candela, ora. Sì, o gioca il giro sulla rossa. Rossa, sponda corta, lunga, candela. Però troppo candela, troppo, un punto. Sì, 18esima ripresa, una carambola, 16 complessive. Ha bisogno del guizzo adesso Crescina per portarsi avanti, costretto a inseguire sin dalla prima notevolissima ripresa, finita 5-4,
credo che giocherà un giro sullo stretto di 4 sponde, 3 sponde sullo stretto, ecco così. Bravo. Bella. Buona conduzione della biglia numero 2. Di nuovo soltanto una carambola di differenza. Ora c'è il giro, anche facile. Se gioca ad arrivare lascia la bianca nell'angolo qui e poi anche di nuovo un tiro facile da eseguire. Vediamo come la gioca. Ecco, bravo, però. Sì. Bravo. Buona. Ecco, ottimo parità. Ottimo piazzamento. Due, seconda carambola alle 18esima e 16 punti a testa. Il lungo inseguimento dopo 18 riprese si è completato. Adesso vediamo se ha ancora la concentrazione per portarsi avanti. Questo è un tiro che dovrebbe fare sicuramente. Se non fosse... Ah, ci è arrivato. Il pallino però fortunato. Sì, sì. Infatti ha chiesto scusa, ha alzato la mano, Crescino. E 3, seconda miglior serie dopo il 4 iniziale. Passa in vantaggio. Vantaggio Crescino. E qui potremmo assistere allora ultima finale Under 21. Un colpo di scena. No. Si è incandellato, nulla da fare. 3, comunque 17-16. D'Agata adesso ha assolutamente bisogno di aumentare le medie, perché dalla ripresa numero 9 in cui ne ha marcate 4 che non fa più realizzazioni importanti. Qui steccata che non è partita benissimo. Sì, ha dato un po' troppo effetto e la biglia ha girato. E qua vicino ha di nuovo un tiro di media difficoltà. Sì, anche perché il pallino appunto d'arrivo è all'intersezione alle sponde. Può giocare un 5 sponde o può giocare direttamente? Ah, ma è la bianca che gioca, ma lui non gioca la bianca. No? No. Se ne è reso conto. Se ne è reso conto un istante prima. No, forse ha preso le misure. Bravo, bravo. Bella. Bravo. E qui c'è a ratificare il suo meritato vantaggio con la 18esima carambola. Più 2 nei confronti di D'Agata. Si sta galvanizzando, gira nervosamente intorno al tavolo, anche perché ha più 2, si rende conto. Gioca una candela, che è anche un tiro difensivo, infatti non fa l'appunto, però difende molto bene. Allora, 19esima ripresa, 2 carambole, 19 complessive. Una carambola, scusate, 18-16. Ne avevo attribuito una in più. E allora qui vediamo cosa gioca D'Agata. D'Agata, porzione grossa, è solo che sposta anche il pallino. Era difficile passare dietro quella biglia. Molto difficile. Però si difende. Inizia la ventesima ripresa. Crisi sempre più profonda da parte però del catanese. Sì, è una stasi
troppi colpi a vuoto. Tre sole carambole in 11 riprese, no, media decisamente troppo bassa per D'Agata. Wow! E invece, wow, guardate che bellissima, eh? Doppia sponda corta. Carambola numero 19 per Criscino. E questa è assolutamente pregevole. A parte il fatto che non me ne vorrà D'Agata, ma dopo tutti questi incontri, visto che li ha sempre vinti, ci starebbe una vittoria all'ultimo, no, di Criscino. Poi dal momento che uno preconizza qualcosa, poi succederà il contrario. Ci ho detto. Passa dietro. Passa dietro di pochissimo. Tanto più 3. Dopo 20 riprese. E attento per non mandare la gialla sulla rossa. Giocarla sottile. Ha giocato un rimesso sulla la posizione molto difficile. Mancava una sponda, quindi ancora uno 0. 16. Molto più reattivo lo vediamo intorno al tavolo, Criscino. E beh, penso che Criscino sia molto più motivato a vincere il suo primo titolo. Decisamente. Bravo. Arriva la carambola numero 20? Sì, cioè. Ma uno non è che voglia fare il tifo a favore o contro, no, però come detto, come bilancio di questa lunga sfida tra questi due ragazzi, ci sta che una vittoria, l'ultima peraltro, ammissibile nella categoria, vada a Criscino. E comunque, 20esima carambola. Giro, incontro, bravo. E sono 2, 21. Gliene mancano 4 alla conquista del suo primo titolo juniores. Qui ha fatto, qui dimostra che questi ragazzi sono cresciuti, perché ha una posizione difficile, si è fatto pulire la biglia per guadagnare tempo e pensare a cosa tirare. Di queste solito queste le vuoi annoverare tra le piccole astuzie del giocatore? Questa è una cosa che i giocatori fanno, i giocatori esperti, no? Di guadagnare un po' di tempo per riflettere. Sì, per tempo per riflettere, anche se è una posizione che la biglia potrebbe venire stretta, la biglia punita dà un po' più, un respiro più, diciamo, scivola di più, ecco. Gioca un quattro sponde sicuramente sulla bianca. Lunga fase di preparazione. Parte la steccata di Criscino. No, troppo, troppo. No. 2, 21. Sì, 2 carambole. 21 complessive. Però ha difeso bene. Cominciano a essere tante, sono 5 di differenza adesso di favore del Ragusano. In vista del traguardo sono tante, perché fra il traguardo è vicino e ci vuole una smossa di D'Agata, una reazione. Vediamo, carambola piuttosto impegnativa da ottenere, c'è il rimpallo. Esatto, un giro di retro si scopre ulteriormente, perché qui Criscino ha sicuramente un giro da giocare. Può giocare sia sulla bianca che sulla rossa. Eh no.
Sole tre carambole in 13 riprese per D'Agata. Però questo deve stare attento a quella biglia bianca. No. Il braccino gli è venuto in questo tiro. Gli è venuto il braccino, come si dice. Inalterato, 21-16, 23esima ripresa. Giro per D'Agata. Beh, adesso deve smuovere la situazione, 4 riprese senza nessuna carambola per il catanese. E arriva la 17esima. Fortunato nel rimballo. Fa controllare l'arrivo sulla rossa. Ma no, decidi di cambiare gioco. Un tiro difficilissimo questo. Battente sul pallino, quindi non battente sull'avversaria. Un tiro difficilissimo. Un punto e si toglie da 16 dopo. Sì, però 4 carambole, sì, in 14. Alternato, no. Sempre punti e poi 2-3 volte 0. Ma peraltro una carambola sola, tant'è che adesso l'avversario è scappato a più 4 nei suoi confronti. Chiude la 23esima ripresa, Crescina. Non di tanto, però. Nulla di fatto. Adesso la volta di D'Agata, che ha ridotto di 1 nella ripresa precedente, ma sono sempre tante, 4. E all'avversario ne mancano altrettante per rossa, chiudere il titolo. Corta lunga lunga o corta lunga corta? No, decisamente c'è stato un calo, un'implosione da parte di D'Agata, con un abbrivio bruciante, un 5, un 3 nelle prime due riprese, un 4 ancora la nona ripresa, poi un blackout. Qui un giro. E fa questo, mette una buona ipoteca sul titolo. C'è. No, non c'è. L'ho data per certa un po' troppo presto. Anche se l'aveva giocata bene, mancata di pochissimo. Lo vediamo qui al replay che ci mostra la regia di Pietro Sollecchia. Questa bisognava sbagliarla larga perché c'era la possibilità, cioè, di recupero di angolo. Grazie al rallenti, il momento in cui le due palle si sfiorano, ma è veramente un capello. Non se ne sarebbe... Non se l'è meritata in questo caso, Crescina, per come l'ha giocata. Allora, biglia esterna. Corta, lunga, lunga, corta. No, sì. Arriva. Arriva la carambola numero 18. Qui Alessio può fare il recupero. Perché ora c'è un giro facile. Cammina molto, vedete, D'Agata, sì, intorno al biliardo. La caratteristica di questo ragazzo. Mentre cammina pensa, certo, cosa scegliere. Certo.
bello. E siamo a 19-21. Infatti, e qua c'è anche ancora una posizione favorevole. Giocherà un 5 sponde. E arriva la terza carambola, 20-21. Si riaccende di nuovo sul finale. Alla fine chissà che la costanza di D'Agata, più avvezzo insomma alle pressioni delle finali, a Crescina è venuto un po' il braccio corto nella parte finale. Tutto questo sull'errore precedente di un giro. Sì, di un capello. Di un capello. Non se lo meritava Crescino, devo essere sincero. Che non di non fare carambola, intanto. E c'è parità. Quarta carambola, è ritornato alla grande. 21 a testa. Lunga, corta, lunga. Quattro come nella nona ripresa. Se adesso arriva la quinta c'è di nuovo il controsorpasso da parte del catanese. Puoi giocare solo due soluzioni, o la candela oppure un giro di quattro sponde sulla gialla. Gioca la candela forse. C'è la quinta carambola come nella prima ripresa, grande serie da parte di D'Agata, 22-21. E ora anche un giro, di nuovo, starò attento a questo giro, a sbagliarlo. O gioca sulla gialla, o gioca il giro sulla rossa. Questo è quando ci sono tante opzioni che uno non sa mai cosa scegliere. Sì, non si può fare come l'asino di Buridano che morì di fame non sapendo cosa mangiare. Bisogna scegliere in pochi secondi perché sta per scadere il timer. E qui c'è il rimpallo, no? Sì, c'è. Cioè, si ferma a 5 questa bella rincorsa da parte di D'Agata, il controsorpasso da parte di Catanese, 22-21. Ma a completare la 25esima ripresa adesso tocca proprio a Crescina. Un giro sulla rossa, sullo stretto. Viene da una serie di tre riprese senza carambole, deve assolutamente muovere, dovrebbe, invece non riesce perché c'è ancora un rimpallo, quindi quattro riprese a zero punti. Basta un errore per cambiare tutto. D'Agata gioca sulla biglia avversaria, poi gira dall'altra parte, marca la sua 23esima carambola. Due soltanto le carambole alla conferma ennesima del suo titolo, l'ultimo Under 21. Vediamo, una candela, un traversino, sulla rossa. Di poco, ma è stretta. Una carambola alla 26esima ripresa, 23-21. Bellissimo finale della
categoria under 21. Si ripete la storia sempre, pochissimi punti, sempre pochissimi punti di differenza. Quindi gioca un giro di retro. Stretto. E purtroppo si allunga a 5 la striscia di riprese di Criscino senza punti, senza carambole. Sembra che alla fine più avvezzo alle forti pressioni proprio D'Agata, se ne giovi di questa sua maggiore esperienza. Insomma, D'Agata ha pure un'esperienza internazionale. Gestire la pressione, che è, insomma, l'altra cosa difficile, di parte male la steccata, una steccata da parte di D'Agata, e quindi 27esima ripresa, 0-23. Giro sulla rossa, giro stretto. E c'è la numero 22. Grandissimo equilibrio. Una carambola sarà parità. Ora c'è un tiro facile che non deve sbagliare. Perché avrebbe un doppio effetto anche psicologico. Questo va a sancire la grandezza di un giocatore, a sapere gestire certi momenti. Bravo. E c'è. Parità. Di nuovo un giro facile. Possibilità del secondo contro sorpasso da parte di Criscino su D'Agata. Possibilità anche di chiudere qui, se realizza questo punto. Due carambole, quindi parità 23. 23 pari. La paura di vincere da gestire assai difficile. Ho sbagliato un punto determinante. Se fa questo punto rimaneva di nuovo a giro, invece ora lascia un giro all'avversario e deve evitare solo il rimpallo. Larga, stretta, 0. 28esima ripresa, 23 D'Agata. Un'altra chance per Criscino. Che è un giro di 4 sponde, una rossa, corta lunga, corta lunga. Bravo, bravo, bravo. E c'è. C'è la numero 24. Ecco, è rimasto anche bene. Se gestisce bene questa biglia. Palla del match per Criscino, che per la prima volta potrebbe aggiudicarsi il titolo di campione italiano under 21. Eccola qua la carambola numero 24. Va per il tiro che può consegnargli la vittoria. Criscino. Vai, steccato. Criscino. La paura di sbagliare è quella che spesso coglie nei momenti. La paura di vincere. Certo, certo, paura di vincere. Sei innervosito, comprensibilmente. In ogni caso è andato davvero vicino alla vittoria sinora, Criscino. Un solo punto. E c'è parità, 24esima carambola, dal match ball di Criscino a quello di D'Agata. E a questo punto, per scrivere il proprio nome ininterrottamente nell'albo dei vincitori dell'Under 21,
un'egemonia da parte del catanese. Però prima bisogna conquistare questa carabola numero 25. Devo dire che Lele ha avuto la possibilità e non l'ha sfruttata. Sì. Esatto. Finora ne ha avuto due possibilità. Ma per il match ball? Mi pare stretta. Ah, stretta di pochissimo. Una carambola, 29. 24. Un'altra chance per Piscino. Beh, comunque vada, questa è ovviamente la finale più equilibrata fra questi due ragazzi. Sì, sì. Arriva? Chi vincerà, vincerà per una carambola sola. E c'è l'urlo liberatorio di Emanuele Criscino, che finalmente all'ultimo tentativo conquista il titolo campione italiano Under 21. Nome ne vorrà Alessio, il quale ha già un cammino internazionale di ampio respiro, tant'è che rappresenterà l'Italia, lo ricordo, ai mondiali che si terranno tra qualche settimana a Sharm el Sheikh in Egitto, ma Emanuele Criscino ci stava. Meritava, il suo percorso meritava questo premio. L'ho anche meritato per come ho giocato. Alessio, devo dire che ha avuto troppa discontinuità, ha fatto troppi zeri, faceva un punto, poi due, tre volte, due, tre riprese, niente, non è stato costato. Mentre Lele, che è partito un po' frenato, poi alla fine è stato molto più costante, se lo vediamo, analizziamo il foglio partita, cioè i zeri di Alessio, tre di Emanuele, tratte gli ultimi cinque, che si è un po' emozionato, secondo me meritava, diciamo, bravo a tutte e due, ma... un bravo a tutte e due, ma un 25-24 che consegna per la prima volta il titolo Under 21 e possiamo dire che Emanuele Criscino, visto che ripetiamo che tra pochi giorni si laureerà, si è fatto un bellissimo regalo di laurea. Sì. In genere glielo fanno gli altri, ma è più bello quando te lo fai da solo, quando te lo costruisci da solo. La tua fortuna è lui l'ha costruita in tanti anni di lavoro con un campione, Marco Zanetti, che vedremo tra poco all'Opera in una finale che è la riedizione di quella che fu l'edizione 2017. Alcamo 2017. Io intanto ringrazio il Libero Picciano, a cui auguro un buon proseguimento per le prossime gare, soprattutto per il tuo lavoro con gli junior, di cui abbiamo visto adesso questi due epigoni. Grazie a tutta la squadra, ovviamente coordinata dalla regia di Pietro Sondecchi, e per il momento qui da Barletta, ma solo per il momento è tutto, perché poi c'è la finale più attesa. Grazie a voi, arrivederci.